Ciao a tutte, io sono Vicky Aquilino e ben trovate sul mio videoblog numero 6. Oggi vi voglio parlare di un CAL terminato, che è il CAL del Sonnenblick, e poi successivamente vi accennerò al nuovo CAL che appunto andremo ad organizzare, il CAL Cardoon, e al Mystery CAL che invece partirà giorno 1 dicembre. Tutti questi CAL in ogni caso sono sempre organizzati dal gruppo Le Tester. Ci rivediamo tra poco per maggiori dettagli. Questo è il Sonnenblick. Noi di recente abbiamo chiuso un CAL organizzato da noi gruppo Le Tester, il gruppo di Nadia, mio e di Antonia. Prima di passare però alle varie clip e fotografie che ci sono state mandate dalle nostre splendide partecipanti, vi voglio parlare velocemente nuovamente un po' di questo scialle. È uno scialle a semicerchio, la costruzione è in top down, per cui si parte da qui sopra. C'è un motivo di maglie allungate che si alterna a delle maglie legaccio. Queste maglie allungate non vogliono essere altro che un gioco di sguardi tra la persona che lo indossa e il sole, perché Sonnenblick significa uno sguardo al sole ma anche uno sguardo dal sole, per cui mi sono immaginata di giocare con il sole guardandolo attraverso questa rete appunto creata con le maglie allungate. Ma vi lascio alle clip delle nostre bravissime partecipanti, noi ci vediamo dopo. Io sono Elisabetta e oggi voglio parlarvi del CAL Sonnenblick proposto dalla carissima Nadia Buccheri nel gruppo Le Tester su Facebook. Il pattern è stato disegnato dalla carissima Vicky Aquilino, una designer molto molto brava, cui lavori mi piacciono tantissimo. E questo pattern lo potete trovare su Ravelry. È un partner scritto molto molto bene, non ho avuto nessun problema a lavorarlo, anzi vi devo dire che mi sono divertita tantissimo. Questo è appunto lo scialle ed è un lavoro particolarmente bello perché è fatto a sezioni, praticamente si alternano delle parti in maglia legaccio e altre sezioni con le maglie allungate. Questo cosa ha comportato? Che il lavoro cresce molto velocemente, quindi ti invoglia a lavorarlo sempre di più. Ho usato un cotone, un 100%, anzi 90% cotone, 10% lurex, e questo è il mio scialle realizzato. Adesso cerco di farvelo vedere. È uno scialle semicircolare, è molto molto bello, grande e avvolgente, e mi è piaciuto tantissimo. Quindi voglio ringraziare Vicky per il suo progetto e vi saluto al prossimo CAL. Ciao! Ciao a tutti, sono Rossella e ciao Vicky soprattutto perché questo CAL è dedicato a te. E per poter realizzare il Sonnenblick, lo scialle da te ideato, bellissimo, il semicerchio. Questo l'ho realizzato con il filato Queen, ne ho consumato 90 grammi e 70 grammi di soffio, perché l'ho dovuto doppiare altrimenti era troppo, troppo sottile il Queen, quindi andava bene così, ma è venuto bellissimo, molto soffice, leggero. E ti posso dire che oggi è il 17 di agosto. Se volessi indossarlo uscendo fuori fa un fresco, finalmente si è abbassata la temperatura, oggi ha piovuto e allè, bellissimo. Comunque lo scialle è venuto molto molto carino, molto bello, indossa bene e io sono molto contenta. Grazie per questi tuoi progetti e alla prossima, ciao! Ciao, vi parlo oggi dal castello di Buratti.
vi voglio parlare del CAL organizzato dal gruppo Le Tester. Si chiama Sonnenblick, scritto da Vicky Aquilino. Il pattern è molto ben scritto ed è questo. Il filato che ho usato è l'Ollocrea, 100% cotone, 2 gomitoli, e poi l'Urex, 2 gomitoli, e sono questi. Questo è lo scialle, questo è il meraviglioso castello. Grazie a tutte e alla prossima. Ciao! Questo è il mio Sonnenblick. Vicky Aquilino. Ciao da Ollocrea. Ecco il Sonnenblick di Vicky Aquilino, realizzato con molto piacere, con un filato di cotone ricoperto di viscosa. Grazie Vicky per il tuo modello e per tutto quello che fai. Ciao! Ecco, vi presento il Sonnenblick. Ve lo presento qua nel nostro bellissimo mare di Porto Santo Stefano. È un pattern di Vicky Aquilino, l'ho fatto con un filato di Borgo dei Pazzi. Ciao a tutti! Ciao a tutte, sono Rita. Questo è lo scialle Sonnenblick della designer Vicky Aquilino. L'ho realizzato durante le mie vacanze in Francia, speruzzando sul camper. È stato un lavoro piacevolissimo, rilassante. L'ho fatto volentieri. È uno scialle che da tutte le stagioni, non è quelli che si mette via per i cambi di stagione. Si può portare sempre, è molto leggero. L'ho lavorato con cashmere a 3 capi. Non ricordo i ferri se 2,75 o 3. Ed è leggerissimo e soffice come una nuvola. Grazie Vicky, grazie a tutte. Ciao a tutti, io sono Clara e questo è lo scialle Sonnenblick di Vicky Aquilino, fatto in occasione del CAL organizzato dal gruppo delle Tester. Il mio scialle l'ho fatto con un filato della Polo Nord che si chiama Principessa e che consiste nell'80% cotone e 20% seta. Io ne ho utilizzato 640 metri più o meno per 220 grammi. Dopo il bloccaggio le misure finali dello scialle sono state 170 cm per 85 e ho utilizzato i ferri 4,5 per poterlo fare. Devo dire che è uno scialle molto bello, molto d'effetto. Sono stata molto felice di farlo e di finirlo soprattutto. E niente, ci vediamo in occasione del prossimo CAL. Ciao a tutti! Ciao Vicky, ciao amiche della maglia. Questo è il mio Sonnenblick. Allora, di lui sicuramente Vicky avrà detto tutto. Parole che mi sono divertita un mondo a farlo in quel del lago di Lecco. Vi faccio vedere la mia esperienza con il mio Sonnenblick. Voilà! Ciao, alla prossima! Ciao a tutte! Eccoci qua nuovamente, ho cambiato abito al mio manichino.
Questo è il Tin Roof. Io ho partecipato a un calo organizzato da Wool Crossing Federica Giudice, mi sono molto divertita. Ho preso il cotone della manifattura di Sesia, nei colori questo verde e questo melanzana, questi due rosa erano della seta burette di Mani in Maglia che io avevo in casa e mi è piaciuto inserirle. Viste le nostre temperature qui in Sicilia, allora ho pensato di realizzarlo sì in cotone, ma appunto aggiungendoci le maniche, perché in questo modo sicuramente qui per me sarebbe più sfruttabile, perché potrei indossarlo tranquillamente da ottobre sino a dicembre, forse anche sino ai primi di gennaio. Per cui, come vi dicevo, il pattern parte senza maniche e la costruzione è un lato per volta, davanti e dietro però contemporaneamente. Per cui, partendo da qui, si avviano le maglie dell'accenno di manichetta che è previsto nel pattern, successivamente si inizia questo bellissimo motivo molto semplice di incroci e prima però si fa qualche ferro accorciato per dare, diciamo, la giusta stondatura a questo accenno di manichetta. Si arriva sino a metà davanti e dietro, creando sul davanti una lieve scollatura, e poi si fa la stessa lavorazione per l'altra parte. Io invece cosa ho fatto? Io ho avviato le maniche e ho lasciato queste maglie chiaramente in sospeso, per cui ho poi iniziato, tralasciando semplicemente i ferri accorciati, la lavorazione partendo direttamente da questa treccina e poi ho eseguito in maniera identica al pattern il resto della lavorazione. Fatta la stessa cosa anche per l'altra parte, ho cucito i lati. Ho cucito qua i lati e con il Russian Grafting, che non è altro che una cucitura decorativa, cosiddetta anche cucitura ad innesto, ho unito le due parti, sia davanti che dietro. Ho fatto la stessa cosa, ma questo chiaramente era già previsto da pattern. Le righe invece le ho fatte un po' a sentimento, in base alla quantità di filato disponibile e quando effettivamente ogni tanto magari mi dava noia quel determinato colore, tagliavo il filo e inserivo un altro a piacere. Adesso lo tolgo perché vi devo far vedere un'altra parte della maglia. E allora, come vi dicevo, terminata questa parte, ho iniziato a lavorare sulle maniche, per cui ho ripreso dal cavetto ausiliario le maglie che avevo già messe su, le ho chiuse in tondo e ho iniziato a lavorare i ferri accorciati sempre previsti dal pattern, però chiaramente stavolta sono andata scendendo e poi, come mia abitudine, è una cosa che io preferisco, le diminuzioni io le faccio una a ferro, mai due. Non diminuisco mai una a destra e una a sinistra, diciamo, dal marcatore di inizio fine giro, ma alterno, perché in questo modo la diminuzione viene un po' più morbida. Però, diciamo, questo è chiaramente prettamente soggettivo. Come vi dicevo, ultimate le maniche che sono abbondantemente oltre il gomito, ma non arrivano assolutamente al polso. Poi, sempre da pattern, ho ripreso tutte le maglie, perché qua si inverte la lavorazione, e ci ho aggiunto l'altro colore, sempre della Sesia, color beige. Visto e considerato che il pattern prevedeva due opzioni, indicava o di lavorare questa parte a maglia rasata rovescia, stando sul davanti del lavoro, oppure per comodità si poteva lavorare all'interno del progetto a maglia rasata dritta. Io ho preferito quest'ultima opzione, però è inevitabilmente, visto e considerato che si cambia la direzione di lavoro, per cui è come se si facesse un ferro accorciato, si crea uno scalino. Questo scalino, non so se si vede, io l'ho chiuso creando un punto catenella con l'uncinetto.
so se si vede, io ho uniformato nuovamente, diciamo, il progetto in questo modo. Come vi dicevo, mi sono molto divertita. Il cotone della Sesia è molto bello, leggero, i colori sono molto brillanti. Un gran bel progetto, mi è piaciuto tanto. Qua c'è un altro progetto che io ho terminato, per meglio dire quasi terminato. Questo è il marichiglia di Antonio Bilnitz, è splendido, è un bel modello. Dico quasi terminato perché mancano le marichiglie. Lui aveva previsto qui un inserimento di 5 roselline. Io ho provato a farlo con questo filato, io ho utilizzato il sirio della Lolocrea in rosa e in color mosto, che mi è piaciuto tantissimo. Se non ricordo male, all'interno c'è anche un 7% di cashmere, comunque bello bello bello. Però, non essendo abbastanza ritorto, mi sono resa conto che effettivamente non si prestava molto il filato sirio, perché non si gonfiava, cioè è un filato che non si gonfia tanto, per cui avevo ordinato la tela Ida solubile, pensando che in questo modo potesse agevolarmi per realizzare il ricamo, ma ancora non mi è arrivata. Siamo quasi a metà settembre, ma ancora non è arrivata. Appena arriverà, sicuramente sarò ben lieta di ricamarci anche le roselline. Come tester partiremo il giorno 14 con un altro CAL, eseguiremo il progetto di Isabel Kremal, il Cardoon. Cardoon è una maglia costruita in top down con la tecnica Ferail inserita sullo sprone e anche un po' in basso e, se non ricordo male, anche ai polsini. Siamo già intanto nel gruppo. Qualora qualcuno si volesse ancora iscrivere, lo può fare, ma gentilmente non chiedete l'iscrizione al gruppo senza prima aver mandato a noi la ricevuta di pagamento via Messenger, che potete mandare o a me, appunto, o a Nadia Bocchieri. Vi dico, ve lo chiedo gentilmente, perché comunque noi ci sentiamo in difficoltà a dover rifiutare le vostre richieste quando effettivamente non viene preventivamente mandato il pattern, perché a noi chiaramente dispiace, ma è giusto rispettare le regole. Il pattern è a pagamento, tutte le persone che sono già all'interno del gruppo lo hanno acquistato, per cui proprio per una questione di correttezza è obbligatorio che ognuno che abbia il piacere di aderire faccia altrettanto, per cui per favore non chiedete l'iscrizione se prima non avete acquistato e mandato a noi la ricevuta di pagamento, però siete ben accette qualora voleste partecipare. Noi faremo sicuramente una stanza alla settimana il mercoledì alle ore 21 e probabilmente, almeno per buona parte della durata del CAL che terminerà il 30 novembre, apriremo anche una stanza il martedì pomeriggio a partire dalle 6. Come vi accennavo, il 30 novembre chiudiamo il CAL del Cardoon, ma già giorno 1 dicembre diamo il via a un altro CAL, però questo è in forma di mystery. È un progetto disegnato da me, Antonia Dusman, e noi lo abbiamo realizzato con i filati di Darko Magliar, più precisamente con la Merino Plus. Per quanto riguarda Darko Magliar, Francesco in maniera molto carina ha messo a disposizione 4 kit e sono degli abbinamenti di colori che noi appunto abbiamo scelto insieme a lui, che si avvicinano un po' a ciò che vogliono rappresentare, cioè i 4 elementi: fuoco, aria, terra, acqua. I 4 elementi sono semplicemente indicativi ai fini del colore in sé. Noi abbiamo scelto 2 speckled e 2 semisolidi. Teniamo a precisare che nessun CAL organizzato dalle tester è un CAL strutturato, per cui noi non vincoliamo all'utilizzo di un determinato filato. Sapete che di essere liberi nella scelta del filato e anche nella scelta se partecipare o meno ad un CAL.
non ci sono obblighi di nessun genere. Ritornando al nostro mystery, è un mystery un po' diverso dal solito perché non sarà un calendario dell'avvento, proprio perché comunque a me e ad Antonia piaceva l'idea quello di vederlo realizzato già prima di Natale. In questo modo lo si può o indossare personalmente o potrebbe anche essere una buona idea regalo. Nel susseguirsi delle settimane, sia sul mio canale ma del resto anche sul canale di Antonia, vi andremo dando qualche piccola indicazione in più. L'indicazione che io vi do oggi, a parte, come potete vedere dalla copertina, il progetto si chiama One for Two, è che non contiene il punto brioche. Per le altre notizie continuate a seguirci chiaramente. Se avete piacere iscrivetevi al gruppo Le Tester, lì chiaramente saranno più indicazioni, perché con la collaborazione anche di Nadia organizzeremo il CAL proprio all'interno del nostro gruppo. Vi chiedo soltanto di ricordarvi che le tester sono nate con un mood, noi questo abbiamo intenzione di mantenerlo sempre, per cui chi aderisce ad un CAL ha, tra virgolette, un obbligo soltanto, ed è quello di rilasciare poi a progetto ultimato, ma anche se non è ultimato, a scadenza diciamo del CAL, chiediamo o una clip oppure una serie di fotografie del progetto lavorato insieme al gruppo. Per cui questo per favore è l'unica cosa che noi chiediamo, perché ci teniamo a mantenere appunto quello che è il nostro mood. È nato scherzosamente tra noi questo modo di appunto presentare i nostri lavori realizzati all'interno di un test, come è stato all'inizio e successivamente appunto all'interno di alcuni CAL organizzati, e lo vorremmo appunto mantenere. Siamo giunti quasi al termine di questo video. Volevo soltanto presentarvi la cappa Hirkus, l'ho chiamata come il filato che l'Olocrea mi ha dato il piacere di testare. Sto parlando del 100% cashmere, si chiama Hirkus, già fruibile sul sito della L'Olocrea da venerdì scorso. Spendo qualche parola sulla cappa: è una costruzione in top down, avvio tubolare, dopodiché ho fatto l'incrocio delle maglie per poter continuare con un punto coste 2-2, poi ho creato il rimaglio finto industriale, chiaramente passando a dei ferri più piccoli perché il resto del progetto poi l'ho lavorato con il 4. Il collo invece, il tubolare, ho iniziato con un 3, poi sono passata al 3,25, 3,5, 3,75 per poi ritornare al 3 per il rimaglio finto industriale. Per quanto riguarda il corpo della cappa, io ho avviato un multiplo di 6 maglie lavorando 5 dritti e un rovescio. Ho creato ogni 5 ferri degli aumenti, più precisamente lavorando un dritto, un rovescio, un dritto all'interno di questo rovescio stesso, per una serie di volte. Raggiunta la larghezza che mi serviva, ho continuato con gli aumenti ogni 5 ferri, questi doppi aumenti all'interno sempre del punto a rovescio, ma chiaramente sia prima che dopo il punto a rovescio ho fatto una diminuzione sia a 2 maglie insieme a dritto prima del punto a rovescio, poi ho lavorato gli aumenti e dopo il punto rovescio con i suoi aumenti ho fatto una cavallata semplice. Raggiunta la lunghezza di 40 cm ho nuovamente lavorato 4 ferri a maglia tubolare e poi ho fatto la chiusura tubolare con l'ago. Per cui vi ricordo il One for Two, vi ricordo il CAL Cardoon, non dimenticate di iscrivervi al nostro gruppo Le Tester, siamo sempre pronte a divertirci insieme. Alla prossima, grazie per esserci, ciao!